lo sei sempre stata. Ehi, lei è la migliore. Oh, siete tornati, gli eroi del momento. Io voglio sapere ogni cosa. E cioè, quando volete voi. Non sono io a comandare, non è vero? Ora riposa, Yngvi. Lascia agire le erbe. Oh, ma agiscono. Oh, sì, agiscono molto bene. Perché tu migliori le cose. Da sempre. Da quando eravamo piccoli. Io trovo un nuovo modo per rovinare le cose. E tu un modo per migliorarle. Beh, quello è proprio vero. Sai che comandavamo Vanheim insieme, quando eravamo giovani? Eravamo un poco più grandi di te, in realtà. Beh, era lei a comandare. Io cercavo di rendere il tutto divertente. Il comando, non è proprio il mio forte, sinceramente. Davvero? A Vanheim avrei avuto un gruppo molto fedele. Beh, riesco a ispirare la gente, forse. Faccio sì che credano in se stessi, sai. Non so se si possa definire comando. È più una musa. Aspetta, una cosa? Una musa. Me ne ha parlato mio padre. Nella sua terra ispiravano ogni genere di artista. Cosa? È stupendo. Ed è un lavoro. Oh, perché qui non esiste? Oh, sì, vorrei tanto farlo. In realtà credo fossero tutte idee. Dai, ma no, non è giusto, non è giusto. Io sarei portato per... Oh. Di che stavamo parlando? Yngvi, devi riposare, lo capisci? Devi farlo, ti prego. Basta. Ma guarda un po'. L'hai fatto davvero? E come? Per tutti i 9 regni sei riuscito a uccidere Heimdall. Lo sapevo che la lancia avrebbe funzionato. Allora, felice Ragnarok a tutti quanti. Beviamo. È vero? Heimdall è morto. Non ci posso credere. Ora non si torna indietro. Odino aveva promesso la pace se tu non avessi più versato sangue a Aesir. Ho rifiutato quell'accordo. E lui l'ha onorato. Ma adesso... Ma cosa? Io e te sappiamo meglio di chiunque che Odino non mantiene le promesse. Ora abbiamo un vantaggio su di lui. Questo è il momento di attaccarlo. No. Nessuno di voi sa cosa ci aspetta. Per Odino la vendetta sarà l'unica cosa che conta. Non sarà l'unica cosa. La maschera. Qualsiasi sapere di Skiuda è quello che Odino vuole più di ogni cosa. Se io tornassi ad Asgard, potrei usare... Vuoi tornare? Senti. Se potessi finire ciò che ho iniziato lì, risvegliare la maschera, avere risposte, forse sarebbe la via d'uscita. Ma devo tornarci presto. Prima che capiscano cos'è successo. Atreus, tu sei a casa. Non ti farò correre altri rischi. Lui è a rischio anche qui, Kratos. Come tutti noi. Tutto ciò che facciamo o non facciamo è pericoloso ora. Odino ha bisogno di me. Si fida di me. Sarò al sicuro lì. Da un punto di vista tattico. Ho torto? La cosa non mi piace, ma è la nostra mossa migliore. Distraendo la sua attenzione, guadagneremo tempo. E avremo anche un paio di occhi nella casa del nemico. Ma se esiste davvero una fonte di conoscenza infinita, non puoi lasciarla nelle mani di Odino. Già, e una volta ottenuto da te ciò che vuole, perderò ogni vantaggio. Ho capito. Starò allerta. Padre, ce la posso fare.
Ricorda la promessa. Ma anche tu. Spero che tu sappia quello che fai. Anche io, Sin. Beh, voglio sapere come tu ci sei riuscito. Come noi ci siamo riusciti. Sì, hai capito bene. Ed ecco com'è andata. Oh. Atreus, ascolta. Non posso farti ritornare senza questo. Un martello. La chiave, prego. Se vuoi uscire da una brutta situazione, scaglia con forza e di verghi. È monouso. Verghi. Grazie, Sindri, ma spero di non usarlo. Anch'io. Ok, Odino ha detto che Ugin mi avrebbe atteso nella capanna. Mimir, c'è altro che dovrei sapere di Odino? Magari qualche debolezza? Ad esempio che se gli tolgo la benda si disintegra? Già, ragazzo, non sarebbe! Ah, no. Scusa, Mimir, non riesco a imitarti. Ora devo arrangiarmi. Si parte. Fen? Sei tornato! Ehi! Questo è il tuo lupo. Ah! Smettila di sbucare così! Non è il momento. Se non è il momento, me ne vado. No. Scusami. Lui è Fenrir. Tranquillo, Fen. Lei è... Avevo ragione sul tuo coltello. Eh? Lieta che tu abbia trovato un posto alla sua anima. Anch'io. Ehi, come hai fatto a trovarmi? Loki? Questa è la mia biglia. E dove sei diretto? Torno ad Asgard. Ehi, sono io che sto usando lui. Sì, certo. Angerboda, ascolta. Una volta arrivato alla fine, io conoscerò ogni cosa. Come salvare mio padre, come fermare il Ragnarok e forse perfino far ritornare il nostro popolo. Loki, sono tutte quante nobili intenzioni. Ma lui è Odino. Tutti fidi di me, vero? Certo che mi fido. Spero solo che la storia che stai scrivendo per te sia quella che vuoi davvero. Puoi prenderti cura di Fen mentre sarò via? Mi prenderò cura di lui. Vero, bello? Sii prudente, Loki. Va bene.
solo aiutare Odino a completare la maschera, ma devo accertarmi che non ottenga risposte da essa. Facile, no? Forse nel suo studio. Non c'entra nulla. Ma se non c'entra nulla, perché non è qui? Solo perché non è qui a difendersi non significa che sia colpevole. Voglio dire, che razza di logica malata è questa? Heimdall è morto. E guarda caso, il ragazzo a cui sei costantemente appiccicata è sparito. Ma se sta lavorando con il nonno! Oh, bene, ora sì che sono più tranquilla. Quello che voglio dire è che forse non ti farebbe una brutta impressione se provassi a trattarlo un po' meglio. Forse ti sta indagando, perciò la verità verrà presto a galla. Lo spero tanto. Ok. Il panico non serve. Controllalo. Heimdall è morto. Per caso tu ne sai qualcosa? Niente di niente? Beh, insomma, lui era odiato da tutti. Certo, certo. Ma non è che hai visto qualcosa? Qualcosa di rilevante? Insomma, lo sai, ha colpito Trude molto forte quando stavamo fuori. Forse qualcuno l'ha scoperto e si è vendicato, non saprei. Stai insinuando che mio figlio c'entri qualcosa? Non lo so. Davvero. Ho dovuto chiedertelo. Ma non ho mai creduto che tu c'entrassi qualcosa. Lieto che tu sia tornato. Ora ho capito che cosa non andava. Ho tradotto male una parola. Ma davvero? Invece di oltre il grido del gelido respiro, c'è scritto il grido del primo respiro. Il posto è totalmente diverso. So dove si trova. Ce l'hai fatta di nuovo. Vai, prendi la maschera, prendi la spada, prendi il corvo e trova Thor. Andrete a Niflheim. Mi sei mancata anche tu. Ehi, hey, Ingrid, non è che per caso sai dove è Thor? Già, mi immaginavo. Passerò dalla mia stanza. Non so quando potrò di nuovo riparare il mio equipaggiamento. Trude, scusa, ma il padre di tutti ha detto che devo andare a Niflheim con tuo padre. In giro non l'ho visto e mi chiedevo se sapessi dove si è cacciato. Non era con il nonno? No. Credo di sapere dove sia. Seguimi. Io, volevo anche parlarti di Heimdall. No, non qui. Hai ragione, dopo. Zitto. Heimdall, ti ho detto che avrei aiutato tua madre a comprendere cosa significasse per te diventare una valchiria. Volevo dirti che ero serio. Non ci credo. E sei ancora vivo? Non l'ho ancora fatto, ma lo farò. Al mio ritorno. Dopo avrai tutto il tempo per infastidirla. Grazie, Loki. Le armi non possono entrare. Dobbiamo consegnarle. Perché? Fallo e basta. Forza, di qua. Wow. Avanti, altrimenti non ti faranno entrare.
Cerca in giro. Sarà qui. Affuoco per Eter, Frostpan! Trud, io... Va bene. Ehi, Thor. Forse questo non è un buon momento, perciò... Prenditela comoda, per me non c'è problema. Niente fretta, ma... Lo sapevo che eri qui. Che ci fai qui? Non dovresti stare qui. Tu... non avresti dovuto portarla qui. Che stai facendo? Mi rilasso. Ho detto niente fretta? Mi sa che invece dovremmo muoverci, vero? Non vogliamo che il padre di tutti... Piantala! Ha ragione. Dovreste muovervi. No. Papà. Non lo fare. Arrivi troppo tardi. Che si sappia che il dio del trono sa fare due cose. Uccidere i giganti e fisciare i dromedari! E a chiunque non sia d'accordo, gli stamperò il mio Mjolnir sulla faccia. Non ci riesco. Questo non è da te. Thor. Hugin ci sta aspettando fuori. Ti prego, perché non... Ho detto piantala, ragazzo. Il mio nome è... Cosa? No, io... Oh, ma dai! No, 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 giuro che non è stata colpa... Ora basta! Quanto mi è mancato tutto questo? E sono ancora in forma. Thank you.
si infuria se li uccido. Sono già morti, non possono mica morire di nuovo. Di ricominciare proprio ora. Metti giù il... Prendilo per le braccia, portiamolo via. Che lotta. Mi dispiace che tu l'abbia visto così. No, no, non importa, davvero. Va bene che sono forte, ma dammi una mano. Dai, ci siamo quasi. Thor? Alzati. Trudy. Andrai a Niflheim con Loki. Ordini del padre di tutti. Alzati in piedi. Lo so che sei delusa. Io delusa? No, 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 no. Era una splendida rissa. Non riesci neanche a dire che ti dispiace, vero? Cos'è, un'altra promessa infranta? Nonno ti ha trattato di merda. Tu ne soffrivi, l'ho capito. Ma non puoi sempre... Noi siamo al tuo fianco. Mamma e io siamo al tuo fianco. Persino quando sei qui. Ti vogliamo bene e tu lo sai. Credevo che questo appartenesse al passato. Ho fatto un casino. Hai fatto un casino. Ti vado a prendere un po' d'acqua. Hogan! Facciamo in fretta. Hai fretta di tornare ad Asgard? Portaci al pezzo di maschera.